Oggi abbiamo il piacere di avere in studio il dottor Pier Felice De Giuberti per parlare di genealogia e araldica. Lei insegna araldica, diritto nobiliare e scienze ausiliarie della storia negli archivi di Stato. Innanzitutto, che cos'è l'araldica e perché è così importante? L'araldica è una parte importante della storia europea. È la rappresentazione grafica di un nome o di un ente. Non c'è nient'altro dietro a questa materia se non la rappresentazione grafica in un mondo che non sapeva ancora leggere e scrivere per la totalità della popolazione. Com'è nata la sua passione per questa materia? Io mi chiamo De Giuberti, l'albero genealogico che avevo a casa mia arrivava alla metà del 400 e chiedevo a mio padre come mai tutti dicono che discendiamo da Farinata mentre nell'albero genealogico non c'è. Quindi da quel momento, io avevo 14 anni, ho cercato di dimostrare se i documenti riferiti alla mia famiglia erano veri oppure erano invenzioni dei tempi passati. E ho trovato una serietà documentale unica e questo ringrazio i miei antenati. Tutti appartengono a una famiglia storica, dietro uno stemma appunto c'è la storia di una famiglia e non è riservato solo alla nobiltà. Assolutamente, tutti abbiamo due genitori, quattro nonni, otto bisnonni e via di seguito e quindi abbiamo diritto di sapere da dove veniamo. Noi dovremmo iniziare una ricerca proprio partendo dal DNA genealogico. È un costo basso perché è sui 100 euro e uno riesce a scoprire se uomo sia per il cromosoma Y e per il cromosoma X, che è il cromosoma delle donne, i propri antenati sino a 60.000 anni fa, ovvero tutte le migrazioni che sono state fatte nella loro storia. Ma non solo, noi dobbiamo cercare le nostre origini attraverso i documenti. La Direzione Generale degli Archivi di Stato ha messo a disposizione di tutti i documenti di Stato civile, ovvero le seconde copie che erano nei tribunali, affinché le persone, guardando il computer, senza alzarsi dalla scrivania, potessero risalire i propri antenati sino allo Stato civile napoleonico e quindi magari trovare degli antenati che erano della fine del Settecento. E a questo proposito c'è un sito internet da consultare? Certo, mettete su Google antenati, vi troverete il link da cliccare che vi porterà in questo meraviglioso mondo che vi racconterà la storia della vostra famiglia. È vero che la conoscenza del proprio DNA serve anche a prevenire le malattie genetiche? Certamente. Lo studio del DNA genealogico può essere molto sviluppato sino al genoma e col genoma noi troviamo tutte le possibilità che ci possono aspettare nel prossimo futuro della nostra vita. E per chi fosse interessato ad approfondire questi argomenti, ci sono anche delle scuole? Certo, noi in Italia abbiamo la Scuola di Genealogia Araldica e Scienze Documentarie, che fa parte della Federazione Internazionale delle Scuole di Genealogia. Ci sono solo 4 scuole nel mondo che sono certificate come le più importanti. C'è l'Università dello Utah, di Proho, dove si ottiene addirittura una licenziatura in genealogia. C'è la scuola di genealogia della Reale Associazione degli Hidalgos di Madrid, c'è la scuola di genealogia e araldica dell'Istituto Internazionale di Genealogia Araldica di Canterbury e ovviamente la nostra scuola di genealogia araldica e scienze documentarie.